Salvataggio spettacolare sul costone di acqua fredda di Maratea. I vigili del fuoco di Potenza, con una squadra via mare e una via terra del distaccamento di Lauria, sono intervenuti nel primo pomeriggio di martedì, traendo in salvo quattro giovani. Tutto è iniziato attorno alle 14.30. Due romani e due lucani, tre uomini e una donna, si erano avventurati lungo un vecchio tratturo ad acqua fredda e si sono ritrovati lungo il costone roccioso che fiancheggia la statale 18. Le temperature elevate, la stanchezza dopo aver camminato a lungo, uniti alla fine della strada percorribile, hanno spinto gli escursionisti in difficoltà a chiedere aiuto. Non avevano infatti la forza di percorrere a ritroso l'intero cammino e tornare sulla statale 18 era impossibile, trovandosi sopra uno strapiombo di una quindicina di metri. Di qui la chiamata prima al 115 e poi la segnalazione della loro posizione attraverso i telefonini. Subito è scattata l'operazione. Una squadra dei vigili del fuoco del presidio acquatico presente sulla costa si è subito portata sul posto per effettuare l'avvistamento. Dopo averli individuati ed essersi accertati delle condizioni di salute degli escursionisti, che non destavano preoccupazione, è intervenuta la squadra di terra che, con l'ausilio delle indicazioni del personale via mare, ha recuperato i quattro giovani utilizzando l'autoscala, un sistema di corde e imbraghi e applicando le tecniche speleoalpinistiche per operare in quota. Tutta l'operazione si è compiuta nel giro di un'ora. Non è la prima volta che in estate si assiste a queste operazioni per recuperare escursionisti in difficoltà a causa della perdita dell'orientamento, di affaticamento o della difficoltà dei tracciati. La raccomandazione dunque è sempre di informarsi bene sui luoghi dove si decide di avventurarsi, di usare prudenza e di non avviarsi impreparati per evitare che la vacanza si possa trasformare in pericolo.